Radio Pirata, la radio nella radio. Ed eccoci pronti a partire e a salpare con una nuova puntata di Radio Pirata, la radio nella radio. Ben ritrovata alla ciurma a bordo con me, ben ritrovati a voi, come sempre puntuali e presenti al nostro appuntamento. Appuntamento che nella prima parte vi porta un po' di radio con notizie che riguardano appunto la radio in generale, la sua storia e anche curiosità legate al mondo radiofonico. E di Radio Pirata italiani invece parliamo nei prossimi minuti grazie al sito storiaradiotv.it. Si parla di Radio Mistero Ghost Planet. Nacque ufficialmente nel marzo del 1976 in Piemonte, ad alcuni chilometri ad est di Torino, con il nome di Radio Mistero. Era in FM sugli 88 MHz con una bassa potenza di circa 10 watt, che comunque per il tempo era assolutamente utile per coprire una discreta zona. Trasmettitore autocostruito come nella migliore tradizione del tempo, trasmissioni registrate in onda la mattina e in diretta durante la sera fino alla mezzanotte. Il tutto durò circa un anno, poi smise causa l'occupazione delle frequenze in FM e l'aumento delle potenze da parte delle sempre più numerose nascenti radio libere. Nel 79 utilizzò le frequenze appena al di sotto della banda cittadina, ovvero dei CB. Avete presente i baracchini? Ecco, quelle cose che si usavano prima che si inventassero i telefonini e i social network, la banda degli 11 metri, però senza soddisfacenti riscontri d'ascolto, quindi terminarono dopo circa 3 mesi di trasmissioni irregolari. Nel 1995 rinacque come Radio Pirata in onde corte, con il nome appunto di Radio Mistero Ghost Planet. Lo staff era costituito da 3 ragazzi, Capitan Ghost, Riff Raff e Casper. Poi c'erano anche 2 ragazze, Jasmine e Magenta. Ma nel 1996 rimasero solo Capitan Ghost e Jasmine. Bene, questi nomi già, insomma, ci fanno intuire lo spirito piratesco di questa radio. Le prime trasmissioni di questo nuovo periodo furono effettuate sui 41 e 48 metri, con musica italiana e straniera, anni 60, 70, 80, e diversi contatti via etere con operatori di altre free radio. Nel 97, in agosto, Radio Mistero Ghost Planet fu presente al 25esimo DX Camp di Merch Whaler, sicuramente la mia pronuncia è orrenda, comunque è una cittadina in Germania, luogo di raduno delle radio pirata d'Europa con molti altri DJ di free radio. Da qui nasce una grande amicizia con il DJ Chris di Radio Wonderful in Germania, che portò ad una collaborazione fra le due radio con alcuni programmi insieme ed un nome unico solo per queste trasmissioni, che era Swing Wave Radio. Nel novembre 1997 ci fu la prima esperienza di Radio Mistero Ghost Planet con programmi registrati e ritrasmessi dalla IRRS Milano. L'ultima trasmissione di Radio Mistero Ghost Planet di questo periodo con il proprio trasmettitore risale al 23 aprile del 2000. La radio ha realizzato 27 differenti QSL, che sono quelle particolari cartoline che vengono spedite agli ascoltatori che confermano appunto l'ascolto della radio. Una maglietta, un diploma e una bandierina per confermare appunto i corretti rapporti d'ascolto. Dal 1 gennaio 2012, dopo 12 anni di inattività, è stata ascoltata in onde corte con alcuni test di trasmissioni seguiti anche da alcune trasmissioni musicali. Ci sono anche degli spezzoni su YouTube, ci sono appunto degli ascolti che risalgono anche al novembre del 2014 sulla frequenza dei 7328 kHz. Bene, insomma, complimenti per lo spirito di questi ragazzi e a questa storia di Radio Mistero Ghost Planet che insomma ci mette di buon umore, perché insomma sono sempre voci e radio che vogliono diffondere qualcosa di particolare, solitamente non ascoltabile attraverso le classiche e più canoniche radio. Su Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo ad occuparci dell'Air, ma questa volta da un altro punto di vista, e cioè dal punto di vista di Luigi Polano, che per tanti anni fu il tarlo che bucò la propaganda fascista, il comunista che conobbe gli onori della militanza politica ma anche i rigori del carcere, il rivoluzionario che fino alla morte restò fedele ai valori ai quali aveva consacrato tutta la propria esistenza. Né La Voce della Verità di Nutrimenti Editori, il giornalista e storico sardo Vindice Lecis ripercorre tutti gli aspetti dell'avventurosa vita di Polano, ovvero conosciuto anche come lo spettro che per quasi 3 anni sabotò le trasmissioni radiofoniche dell'Air e sbugiardò i resoconti falsi sull'andamento della guerra. Il fantasma, se così possiamo chiamarlo, di Polano invase la radio di Stato la
sera del 6 ottobre 1941 alle fatidiche 20:20, orario di messa in onda del programma Commento ai fatti del giorno, la sua voce interruppe quella della propaganda radiofonica fascista nel programma di Mario Appelius, il reporter dell'Eier, che coniò lo slogan «Dio stramaledica gli inglesi». La voce di Polano polemizzava, accusava e piantava stoccate vincenti quando Appelius indulgeva in una pausa enfatica. Continuerà così per 3 anni, inflessibile, ogni sera fino alla liberazione di Roma, guadagnandosi ovviamente l'odio di Benito Mussolini, ma anche la simpatia di tanti italiani. Soltanto 12 anni dopo la fine della guerra si verrà a sapere che dietro quello spettro si nascondeva il comunista Luigi Polano, che su ordine del segretario del PCI Palmiro Togliatti aveva allestito in una località segreta una potente radio capace di disturbare le trasmissioni ufficiali dell'Eier. Polano aveva anche un buon bagaglio di conoscenza in radiocomunicazioni e anche quando il ventennio fu concluso e archiviato, Polano non volle mai rivelare il luogo esatto da dove realizzava le sue incursioni via radio. Nel 1982 Enrico Berlinguer passò da Sassari a trovare l'85enne compagno, ma neanche al segretario del PCI del tempo Polano svelò il suo segreto. Vi avevo promesso già la settimana scorsa di parlare della filodiffusione e grazie ad un bel articolo pubblicato a firma di Alberto Perotti su radiomarconi.com vediamo un po' e cerchiamo di capire cos'era la filodiffusione. Probabilmente questi apparecchi, questo sistema di diffusione sonora, qualcuno magari se lo ricorda. Io ho dei ricordi da piccolo quando andavo dal dentista, che c'era appunto questo altoparlante nella sala d'attesa che appunto riproduceva i servizi della filodiffusione. La RAI istituisce nel 1958, dopo la pubblicazione dell'apposita legge del Parlamento, il servizio di filodiffusione in collaborazione con la società telefonica, allora la SIP, nell'intento di integrare le trasmissioni radiofoniche con un nuovo sistema di diffusione e ricezione esente da disturbi e interferenze di altissima qualità. Attenzione, perché parliamo di tanti anni fa quando si parla di qualità. Di facile uso comunque questo servizio che offriva una larghezza di banda allora di 15 kHz e la stereofonia, in un'epoca in cui il segnale radio allora era solo in modulazione d'ampiezza AM e monofonico e con una larghezza di banda di 4,5 kHz, quindi immaginatevi che salto di qualità che era appunto per il tempo. Il servizio era fruibile solo da utenti con un abbonamento alla telefonia fissa e serve nel 1958 le città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Le trasmissioni iniziano in via sperimentale nel dicembre del 1958 e regolarmente dal 4 gennaio 1959. La pubblicità dell'epoca del Radio Corriere recita testualmente: «La filodiffusione consiste nel trasmettere dei segnali acustici da un impianto trasmittente a diversi impianti riceventi per mezzo di onde radio convogliate da una rete di fili che esiste ormai in ogni città e che costituisce la rete telefonica urbana. I trasmettitori della filodiffusione funzionavano infatti nella banda delle onde lunghe e per ascoltare i programmi occorreva ricorrere ad un apparecchio ricevente che veniva collegato ad un filtro inserito all'arrivo della linea telefonica e utilizzare appunto un apparecchio adattatore rivelatore già provvisto di tasti per la ricezione dei 6 canali della filodiffusione. Proprio per i vantaggi indicati, quindi la qualità del sistema, questo sistema di trasmissione diventa molto diffuso anche all'estero. 300.000 utenti in Svizzera, oltre 1 milione in Inghilterra e circa 500.000 in Olanda. Negli anni 60 il servizio si estende per arrivare negli anni 80 a circa 535.000 abbonamenti. Offre all'ascolto 5 canali. I primi 3 ripropongono le reti radiofoniche della modulazione di frequenza. Il 4° canale, Auditorium, è dedicato alla musica classica. Il canale numero 5 trasmette solo musica leggera, mentre il canale numero 6 è tenuto quale riserva per eventi particolari. I programmi musicali sono ancora registrati su nastro per magnetofono a lunga durata, sono dei moduli da 4 o da 6 ore, avvolto su flange metalliche di grande diametro e vengono replicati nella stessa giornata 2 volte. Il materiale è successivamente trasferito da una città all'altra, cosicché nello stesso giorno gli impianti di filodiffusione di Roma, Milano, Torino e Napoli trasmettono programmi diversi. Nel giro
giro di un mese il ciclo itinerante di queste registrazioni si conclude. Il Radio Corriere TV pubblica ogni giorno i programmi musicali trasmessi nelle quattro città. I costi dell'abbonamento all'epoca sono di 27.000 lire per l'installazione e di 15.000 lire per l'apparecchio adattatore e rilevatore del segnale. Con gli anni 70 la filodiffusione copre tutte le principali città italiane, capoluoghi di provincia compresi, e si estende anche alle isole, diventando quindi una presenza importante della cultura italiana anche grazie alla sua organizzazione capillare. Nel 74 vede il servizio ulteriormente sviluppato. Le trasmissioni dei canali 5 e 6, conglobati da allora in un canale stereofonico definito auditorium, avvengono da allora anche via etere in modulazione di frequenza nelle città di Milano, Torino, Roma e Napoli. Dall'inizio degli anni 90, inoltre, la filodiffusione si è arricchita di registrazioni originali, di riprese radiofoniche appositamente effettuate, e ha utilizzato trasmissioni in diretta del materiale dagli studi RAI di Napoli e di Cagliari, distinguendosi per le produzioni moderne. La completezza del palinsesto, le innovazioni tecnologiche nella produzione e una sempre maggiore diversificazione dei mezzi tecnici della messa in onda. Dal 1996 la filodiffusione approda alla trasmissione del suono in forma digitale, con un miglioramento della qualità che tuttavia non è possibile apprezzare con l'ascolto via cavo telefonico, sia nella fase di produzione delle rubriche che nella fase di ricezione, grazie alla possibilità di ascoltare i canali della filodiffusione via satellite con i canali quarto e quinto. Dal 97 la filodiffusione utilizzerà anche la tecnologia di trasmissione Digital Audio Broadcasting sui canali quarto e quinto. Nel 99 iniziano le trasmissioni in streaming real audio su internet dei canali F di quarto e F di quinto. Nel 2005 poi il numero di accessi contemporanei disponibili viene ulteriormente incrementato. Nel giugno del 2003 la RAI realizza il nuovo sito www.filodiffusione.rai.it, offrendo finalmente alla filodiffusione e ai suoi utenti un canale comunicativo che permetta di affiancare alle trasmissioni un fiume di informazioni di altissimo livello culturale. Contestualmente viene anche attivata la pagina Televideo 539 di Rai 1 Rai 2, su cui gli utenti possono disporre di una sintesi di informazioni riguardanti la filodiffusione presenti sul sito. Dal dicembre 2004 le trasmissioni da satellite sono esclusivamente digitali, mentre dal 2005, con l'inizio delle trasmissioni Rai tramite la tecnica del digitale terrestre, è possibile ricevere il quinto canale della filodiffusione auditorium anche su dei multiplex audio. Dal 15 novembre sempre del 2005, con l'impiego di un nuovo apparato informatico di messa in onda e il rinnovo totale del palinsesto, la filodiffusione viene diffusa anche tramite il canale digitale terrestre della RAI. Ma arrivando a tempi più recenti, va ricordato che il servizio di filodiffusione analogica impedisce la fruizione della DSL. L'ex gestore pubblico di telefonia privatizzato deincentiva il servizio analogico per promuovere i collegamenti internet, anche se molto più complessi e costosi per l'utente che voglia ascoltare Radio Rai. TIM infatti non attua più i nuovi allacci e la manutenzione dei vecchi utenti è ormai residuale. A confermare ormai l'irreversibile scomparsa della filodiffusione analogica, dal 2015 la vecchia denominazione di filodiffusione 4 e filodiffusione 5 usata dalla RAI è stata cambiata in Radio 4 Lite e Radio 5 Classica. La RAI continua ad offrire i canali che oggi sono ricevibili anche via digitale terrestre televisivo, satellite, radio digitale DAB e web, come servizio pubblico e senza alcuna pubblicità. Dal 12 giugno 2017 le due radio si chiamano RAI Radio Tutta Italiana e Rai Radio Classica. Il 2015 quindi può essere ritenuto come l'anno della vera e propria svolta. Il termine filodiffusione, grazie agli utenti commerciali, viene oggi sempre più inteso come una diffusione audio via filo. Lo standard Rai con 6 portanti AM analogiche viene ancora usato nei sistemi con più punti d'ascolto, ma i 6 segnali vengono scelti discrezionalmente dall'utente. Con il crollo del costo dei terminali d'ascolto sono disponibili sempre più funzioni e standard di trasporto via filo digitali, per cui la filodiffusione sta evolvendo in una realtà tecnologicamente molto più complessa. Bene, questa è la storia abbastanza breve della filodiffusione. Come dicevo all'inizio, magari qualcuno di noi con qualche anno in più sulle spalle si ricorda questo sistema che, come ci siamo accorti, è migrato verso tecnologie nuove e diverse. Adesso occupiamoci ancora di radio e della nascita della radio in Germania, così a brevi passi diamo uno sguardo, oltre che al nostro paese, di come sono andate le cose in antichità e quelli che sono
stati appunto i primi segnali radio, questa volta ci occupiamo della Germania e cercheremo poi nelle prossime puntate anche di soffermarci in altri paesi. Dal 1919 Germania e Olanda si servono di alcune stazioni di telegrafia senza fili per comunicazioni di notizie politiche ed economiche da stazione a stazione. Dopo la guerra del 15-18, la Germania, che attraversava una situazione economica veramente critica per la guerra perduta, non poteva che disinteressarsi dello sviluppo della radiofonia, umiliata com'era dalle clausole del trattato di pace particolarmente pesanti. Né le pressioni esercitate dalla stampa né le richieste dei radioamatori potevano servire a modificare l'atteggiamento del governo tedesco. Perciò solamente nell'ottobre del 1923 viene installata a Berlino la Vox House, una stazione radiofonica di 700 watt, in un coro di critiche pesantissime da parte di autorevoli personalità del mondo politico ed economico, che consideravano la radio un lusso sia per l'elevato costo degli apparecchi radio sia per l'onere rilevante della tassa di abbonamento. E visto che insomma tutti quanti si lamentano del famoso canone, sappiate che una volta anche in Italia si pagava il canone anche per la semplice radio, cosa che ormai è scomparsa da un bel po' di tempo. Un ministro tedesco all'epoca stigmatizzò severamente l'inserimento di musiche in un mezzo di comunicazione ufficiale nazionale, che avveniva in un momento in cui la situazione critica del popolo tedesco imponeva la ripulsa di qualsiasi svago ricreativo. La legislazione vigente prevedeva che gli impianti tecnici fossero di proprietà di gestione della DPR Deutsche Reichspost, la posta tedesca, quindi dello Stato, mentre la produzione dei programmi era affidata in concessione a imprese private. I programmi della Vox House vennero gestiti dalla Deutsche Stunde, diventata poi Funkstunde. L'accoglienza del pubblico fu particolarmente favorevole e nel 1924 vennero installate altre 8 emittenti, la cui gestione fu affidata in concessione a gruppi privati. L'anno successivo le varie società dettero vita ad un organismo che prese il nome di RRG, con lo scopo di coordinare le loro attività e di rappresentarle presso il governo. L'ascesa al potere di Hitler nel 1932 determinò la statalizzazione della RRG, che venne posta sotto il controllo del Ministero della Propaganda, e di conseguenza la radiodiffusione divenne il più importante strumento di propaganda del regime. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, che divise in due la Germania, sorsero la Germania Ovest, Repubblica Federale, con vari organismi radiofonici di diritto pubblico, mentre nella Germania Est, Repubblica Democratica, accanto alla Berliner Rundfunk, riattivata dalle autorità militari sovietiche nel 1945, sorsero nelle cinque regioni altrettante stazioni. Nel 1952 le regioni vennero poi soppresse dal governo e la radiofonia circolare fu ricostruita secondo il modello sovietico. Questa, davvero in breve sintesi, è un po' la nascita della radiofonia in Germania e, come dicevo prima, nelle prossime puntate cercheremo di occuparci della storia della radio e dell'inizio della radiofonia anche in altri paesi.